abnegazione che solo chi ci è stato veramente accanto ha potuto constatare. Un numero così alto di consensi certamente mi inorgoglisce e allo stesso tempo amplifica a ragione il mio senso di responsabilità verso l'intera cittadinanza, sia quella parte che ci ha dimostrato l'11 giugno di volerci alla guida, sia l'altro che spero apprezzerà il nostro operato in corso d'opera, facendo pervenire delle idee perfezionistiche in un'ottica di reale e leale collaborazione. È per me fonte di grande soddisfazione poter continuare con ciascuno di voi il percorso intrapreso negli ultimi anni e sono certo che il lavoro fin qui svolto in termini di fiducia e di aspettative verrà contraccambiato con la stessa moneta. Nonostante queste mie riflessioni, nel senso di dovere e responsabilità sociale, ritengo giusto e doveroso rendere noto a tutte le regioni che si pongono alla base della mia scelta di mantenere la carica di consigliere comunale, rinunciando così al ruolo di assessore. La limitazione che mi sono imposto, di fatto, pur implicando un apparente sacrificio di immagine, non lede assolutamente il mio senso di responsabilità nel realizzare i progetti già delineati da questa amministrazione nell'interesse pubblico. Rimane pertanto assicurato il mio impegno in modo leale e incondizionato da fattori esterni. Non posso certo dire che è stata una scelta facile o presa su due piedi, tanto è vero che a memoria non ricordano gli ultimi 30 anni e forse più che qualcuno abbia mai rinunciato a tale carica, e posso capire che risulta difficile e più anche solo pensare di rinunciare al ruolo di assessore. Dal mio punto di vista ho ritenuto più giusto, nell'interesse di tutti, rimettere nelle mani del sindaco la scelta di un nuovo nominativo per la carica alla quale in un primo momento ero stato designato. Per questo e altri motivi tengo vivamente a ringraziare ancora una volta la squadra e i cittadini per la fiducia accordatami. Per quanto mi riguarda, ad oggi il mio percorso prosegue senza soluzione di continuità e da questo posto, con grande senso di responsabilità, continuo anche il mio lavoro per il bene della collettività. Sono certo che quanti hanno avuto il piacere di constatare il mio buon operato nel corso degli anni sono anche consapevoli che la mia disponibilità non è subordinata alla posizione ricoperta all'interno dell'amministrazione, ma è piuttosto connessa all'approccio pratico e concreto, utile a raggiungere gli obiettivi preposti e comuni a tutti. Tanto era dovuto ai cittadini per la fiducia accordatami.